Parte terza, capitolo 25. Mr. Bradshaw aveva avuto successo a sostenere la sua posizione. Il suo candidato aveva vinto. Il suo orgoglioso avversario era stato mortificato. Pertanto, la gente pensava che dovesse essere molto contento. La gente rimase però delusa nel vedere che non mostrava affatto la soddisfazione che avevano immaginato provasse. La verità era che aveva dovuto affrontare talmente tante piccole umiliazioni durante il corso delle lezioni che il piacere che avrebbe altrimenti provato per il successo finale del suo programma era diminuito di molto. Era stato più che tacitamente accusato di corruzione. Ora che l'eccitazione era passata, se ne rammaricava. Non tanto per motivi di coscienza, sebbene fosse turbato da una lieve sensazione di essersi comportato male, piuttosto era maggiormente addolorato, in fin dei conti, dall'idea che agli occhi di alcuni dei suoi concittadini la sua figura fino a quel momento immacolata si fosse macchiata. Egli, che era stato un censore tanto rigido e severo dell'influenza eccessiva esercitata dal partito avversario in tutte le elezioni precedenti, non poteva aspettarsi di venir risparmiato dai suoi sostenitori quando iniziarono a girare voci che le mani del rigoroso dissenziente non fossero pulite. In passato era stato per lui motivo di vanto che né un amico né un nemico potessero dire una parola contro di lui. Ora, invece, aveva costantemente paura di essere incriminato per corruzione ed essere obbligato a presentarsi davanti a una commissione e dover giurare sul suo ruolo nella questione. La sua coscienza turbata e impaurita lo rendeva più rigido e severo che mai. Come se volesse mettere a tacere tutte le sconcertanti e calunniose chiacchiere cittadine su di lui attraverso una rinnovata austerità etica. Che il Mr. Bradshaw, dalla scarsa integrità morale di un mese di fermento e agitazione, non fosse confuso con il Mr. Bradshaw supercoscienzioso e profondamente religioso, che andava in chiesa 2 volte al giorno e donava una banconota da 100 sterline a ogni opera di carità della città, come una sorta di offerta gratulatoria per guadagnarsi la sua fine. Segretamente, però, era insoddisfatto di Mr. Donne. In generale, quel gentiluomo si era mostrato fin troppo ben disposto a comportarsi secondo le indicazioni di qualsiasi persona, non importa chi. Come se avesse considerato troppo faticoso misurare la saggezza dei suoi amici, circostanza in cui senza dubbio Mr. Breccio si sarebbe dimostrato quello di maggior valore. Talvolta, però, inaspettatamente e del tutto senza motivo, prendeva le redini della questione nelle sue mani, come quando si era assentato senza autorizzazione proprio subito prima del giorno della candidatura. Nessuno aveva capito dove fosse finito, ma il fatto che se ne fosse andato era sufficiente a inquietare Mr. Bradshaw, che era quasi pronto ad accendere una lite al riguardo, se le elezioni non si fossero concluse favorevolmente. In ogni caso, aveva un senso di possesso nei confronti di Mr. Donne che non era sgradevole. Aveva dato al nuovo membro del Parlamento la sua poltrona, la sua risolutezza, la sua prontezza e la sua energia. Questo aveva reso Mr. Don il nostro membro. Mr. Bradshaw iniziava quindi a sentirsi orgoglioso di lui, ma durante quel periodo non c'era stata alcuna occasione per riunire Jemima e Mr. Farquhar. Continuavano ancora a fraintendersi l'un l'altra con tutta la loro forza. La differenza nel risultato consisteva in questo: Jemima lo amava sempre più, malgrado i litigi e la freddezza. Egli si stava davvero stancando del suo amore irascibile, del quale non poteva mai essere sicuro, del modo di essere accolto, che cambiava di giorno in giorno a seconda del suo stato d'animo e dei pensieri predominanti. Rimase inoltre quasi sbigottito nell'accorgersi quanto fosse davvero felice che le ragazze e Mrs. Denbigh stessero tornando a casa. Il suo era un carattere che godeva della pace. E la cara dolce Ruth, con la sua voce bassa e le sue risposte pacate, con i suoi gesti leggiadri, gli appariva come il modello di donna che tutti avrebbero dovuto seguire, una creatura calma e serena, dal corpo modellato con grazia angelica. Pertanto era con interesse tutt'altro che leggero che Mr. Farquhar si informava quotidianamente sulla salute del piccolo Leonard. Si era informato presso la casa dei Benson e Sally gli aveva risposto con gli occhi gonfi di lacrime che il bambino stava molto male, davvero molto male. Aveva poi chiesto al dottore e il dottore gli aveva detto, con poche rapide parole,
che era solo una brutta forma di rosolie e che quindi il giovanotto avrebbe dovuto lottare, ma pensava che l'avrebbe superata. I bambini vigorosi mettono la loro forza in tutto, non fanno mai le cose a metà. Se si ammalano, si può star certi che avranno subito la febbre alta. Se stanno bene, non c'è mai pace dentro casa per colpa della loro confusione, aveva continuato il dottore. Si sentiva felice di non avere figli. Per quanto poteva giudicare, erano quasi tutti un flagello senza vantaggi. Ma quando finì il suo discorso, sospirò, e Mr. Farquhar era ben convinto che fosse vera la diceria comune che raffigurava l'esperto e ricco dottore di Eccleston come amaramente frustrato per la mancanza di prole. Mentre questi svariati interessi e sentimenti circolavano fuori dalla casa parrocchiale, al suo interno c'era una sola preoccupazione condivisa da tutti gli inquilini. Quando Sally non cucinava per il piccolo malato, piangeva, perché meno di 3 mesi prima aveva fatto un sogno su dei giunchi verdi che per qualche bizzarro processo di oniromanzia aveva interpretato come se significassero la morte di un bambino. Tutti gli sforzi di Miss Benson erano rivolti a farle mantenere il silenzio con Ruth riguardo a questo sogno. Sally pensava che bisognasse dirlo alla madre. Per quale motivo venivano mandati i sogni se non come avvertimento? Ma erano solo un branco di dissenzienti che non avrebbero creduto a nulla, al contrario del resto della gente. Miss Benson era troppo abituata al disprezzo di Sally per i dissenzienti, visto dall'alto della chiesa ufficiale, per prestare molta attenzione a tutti questi brontolii. Specialmente perché Sally era pronta a preoccuparsi tanto per Leonard, come se credesse che sarebbe sopravvissuto e che la sua guarigione dipendesse dalle sue cure. L'obiettivo principale di Miss Benson era di evitare che avesse qualsiasi dialogo confidenziale con Ruth. Come se il racconto del sogno potesse aumentare nella mente di Ruth la convinzione che il bambino sarebbe morto. A Ruth sembrava che la sua morte sarebbe stata soltanto la giusta punizione per la condizione di indifferenza verso di lui, verso la vita e la morte, verso tutte le cose terrene o divine nella quale era voluta cadere dopo il suo ultimo dialogo con Mr. Donne. Non capiva che questo sfinimento non era altro che la naturale conseguenza della violenta agitazione e della forte tensione provocati dai sentimenti. L'unico sollievo che provava le era dato dall'aiutare costantemente Leonard. Aveva quasi una gelosia animale per paura che qualcuno si mettesse in mezzo tra lei e il suo piccolo. Mr. Benson si accorgeva di questa gelosia sospettosa, sebbene difficilmente potesse capirla, riusciva tuttavia a calmare la prodigiosa e invadente bontà della sorella, così che i due, con calma e pazienza, provvedevano a tutto ciò che Ruth volesse, ma senza interferire con il suo diritto di crescere Leonard. Quando però iniziò a guarire, Mr. Benson, con il tono lievemente autoritario che sapeva assumere quando ce n'era bisogno, propose a Ruth di sdraiarsi e riposarsi un po'. Nel frattempo avrebbe pensato sua sorella ad accudirlo. Ruth non rispose, ma obbedì, triste ed esausta per una sorta di sorpresa essere comandata in quel modo. Si sdraiò vicino al suo bambino, riempiendosi lo sguardo del suo sonno tranquillo. Mentre lo fissava, le sue pesanti palpebre chiare si abbassarono dolcemente, come fossero state pressate da un peso gentile e irresistibile, e si addormentò. Sognò di trovarsi ancora una volta sulla spiaggia deserta, tentando di sottrarre Leonard a un qualche inseguitore umano. Sapeva che era un uomo e sapeva chi fosse, sebbene non osasse pronunciare il suo nome neppure a se stessa. Sembrava così vicino e presente. Guadagnava terreno sui suoi passi fuggenti, affrettandosi dietro di lei con il suono della fragorosa corrente. I suoi piedi sembravano pesi massicci fissati al suolo. Non si volevano muovere. All'improvviso, proprio vicino alla spiaggia, un enorme vortice nero di onde la spinse indietro verso il suo inseguitore. Gettò Leonard verso il terreno, che era sicuro, ma se lo raggiungesse o no, o se scivolasse indietro come lei in qualcosa di misterioso e troppo orribile per essere concepito, non lo seppe perché il terrore la svegliò. All'inizio il sogno sembrava ancora realtà e pensò che l'inseguitore fosse anche lì, nella stanza vera, mentre sentiva ancora nelle orecchie il boato forte del mare.
Ma non appena ritornò completamente cosciente, si accorse di essere al sicuro nella cara vecchia stanza, un'oasi di pace, il rifugio dalla tempesta. Un fuoco vivace brillava nel piccolo e antiquato camino a forma di coppa, disposto in una nicchia, in un angolo del muro, protetto da entrambi i lati da mattoni imbiancati adagiati su dei sostegni. Su uno di questi il bollitore borbottava e risuonava vicino al punto di ebollizione, sebbene né ella né Leonard avessero chiesto un tè. Nel suo sogno, quel suono domestico era diventato il boato implacabile del mare, che si avvicinava rapidamente per catturare la sua preda. Miss Benson stava seduta vicino al fuoco, immobile, tranquilla. Era troppo buio per leggere ancora senza candela, ma sul soffitto e sulla parte alta delle pareti la luce dorata del sole al tramonto ancora si muoveva lentamente, davvero molto lentamente, e tuttavia il movimento dava una sensazione di riposo alla stanca immobilità non ancora perfetta. Il vecchio orologio sulle scale ripeteva il suo monotono tic-tac, in quel modo rassicurante che più che disturbare calmava la casa, senza dare alcuna sensazione di rumore. Leonard dormiva ancora un sonno ristoratore, quasi tra le sue braccia, lontano da quel fatale mare inseguitore con la sua forma di crudeltà umana. Il sogno era un'allucinazione. La realtà che aveva provocato il sogno era del tutto passata. Leonard era al sicuro, ella era al sicuro. Tutto ciò sciolse le sorgenti ghiacciate che sgorgavano dal suo cuore e le sue labbra si mossero in accordo con i suoi pensieri. «Cosa stavate dicendo, mia cara?» disse Miss Benson, che si era accorta del movimento e aveva immaginato che le stesse chiedendo qualcosa. Miss Benson si chinò sul lato del letto sul quale era sdraiata Ruth per cogliere il tono basso della sua voce. «Ho solo detto», rispose Ruth timidamente, «grazie a Dio. Voi non sapete quanto devo ringraziarlo io. Mia cara, sono sicura che tutti noi dobbiamo essere grati che il nostro ragazzo si sia salvato. Guardate, si sta svegliando. Prenderemo una tazza di tè insieme». Leonard faceva passi da gigante verso una salute perfetta. La dura malattia, però, lo aveva fatto crescere nel carattere e nell'aspetto. Divenne alto e magro e il bimbo grazioso si perse nel bel ragazzo. Iniziò a chiedere e a fare domande. Ruth si addolorò un pochino per l'infanzia svanita, quando per lui ella era tutto, e per la fanciullezza, i cui petali erano ormai caduti. Sembrava che due suoi bambini se ne fossero andati, l'uno il bambino, l'altro il suo allegro e spensierato tesoro. Si augurò che entrambi potessero per sempre restare vivi nei suoi ricordi, invece di essere assorbiti dall'ammorevole orgoglio per il ragazzo attuale. Ma questi erano solo rimpianti bizzarri, che svolazzavano come ombre sullo specchio. Pace e gratitudine regnavano di nuovo nella sua testa. Neppure inconsciamente era turbata da un qualche sospetto sulla crescente approvazione e ammirazione di Mr. Farquhar, che costui stava diligentemente coltivando fino a trasformarla in amore per lei. Sapeva che aveva mandato, non sapeva però quanto spesso l'avesse portata, della frutta per il convalescente Leonard. Aveva scoperto, tornando dal suo lavoro quotidiano, che Mr. Farquhar aveva portato un pony docile che Leonard, debole com'era, avrebbe potuto cavalcare. A dire il vero, il suo orgoglio materno era tale da pensare che ogni gentilezza mostrata verso un ragazzo come Leonard fosse del tutto naturale. Riteneva che fosse un bambino di cui si innamoravano tutti quelli che lo guardavano. E lo era davvero. La prova ne erano le molte e gentili domande quotidiane e le premurose piccole offerte, oltre a quelle di Mr. Farquhar. I poveri, dal cuore gentile e caldo verso ogni dolore condiviso dall'umanità, erano mossi a pietà dalla giovane vedova il cui unico figlio giaceva malato e prossimo alla morte. Portavano quello che potevano, un uovo fresco, quando le uova erano scarse, qualche pera matura che cresceva sul lato assolato della casupola più umile, dove la frutta era considerata come una fonte di reddito.
una richiesta di informazioni e una preghiera che salvasse il bambino da parte di una vecchia donna storpia che a fatica riusciva a trascinarsi fino alla casa parrocchiale perché sentiva ancora il suo cuore consunto e stanco agitarsi per un acuto spasimo di compassione e per il ricordo ancora molto vivo del tempo in cui anche ella era giovane e vedeva il respiro vitale fremere nel suo bambino, ormai un angelo in quel paradiso che a quella creatura disperata pareva molto più simile a una casa di quanto non lo fosse questa vuota terra. Per tutto questo, quando Leonard stette meglio, Ruth andò a ringraziarli di cuore. Ruth e la vecchia storpia sedevano mano nella mano vicino al magro fuoco del focolare morente, quando le raccontò, con parole solenni, spezzate e semplici, come suo figlio si fosse ammalato e fosse poi morto. Le lacrime scorrevano come pioggia sulle guance di Ruth, ma quelle della vecchia donna erano asciutte, aveva versato tutte le sue lacrime molto tempo prima e adesso sedeva tranquilla e paziente, in attesa della morte. Ma in seguito Ruth invece rimase con lei e le due divennero da quel momento in poi una coppia di amiche. Mr. Farquhar era semplicemente incluso nella gratitudine generale che sentiva verso tutti quelli che erano stati gentili con il suo bambino. L'inverno passò con grande tranquillità dopo le tempeste autunnali, sebbene ogni tanto un senso di insicurezza facesse tremare Ruth per un istante. Queste violente tempeste autunnali avevano strappato via i fiori soavi e l'erbetta che erano cresciuti sopra i rottami della sua giovane vita e le avevano mostrato che tutte le azioni, sebbene nascoste e da tempo concluse, hanno le loro conseguenze eterne. Si era ammalata e indebolita quando il nome di Mr. Don era stato casualmente menzionato. Nessuno se n'era accorto. Ma ella aveva sentito una pausa penosa nel battito del suo cuore e si era augurata di poterla prevenire attraverso un qualche esercizio di autocontrollo. Non aveva mai accennato alla sua intimità con Mr. Bellingham, né aveva parlato del dialogo al mare. Una profonda vergogna la rendeva silenziosa e riservata su tutta la sua vita condotta prima della nascita di Leonard. Da quel momento si riguadagnava il suo stesso rispetto e parlava apertamente come una bambina, quando ce n'era bisogno, di tutte le vicende che le erano accadute da allora. Soltanto non poteva parlare e non voleva di quell'eco beffarda, di quel fantasma ossessionante di quel passato che non voleva riposare nella sua tomba. La reale possibilità che si stesse aggirando per il mondo e che potesse riapparire in qualsiasi momento la rendeva paurosa, tremava osservando quella che era stata la realtà, si aggrappò soltanto con più fede di prima al pensiero della provvidenza, che era come l'ombra di una grande roccia in una terra arida. L'autunno e l'inverno, con i loro cieli deprimenti, furono meno tetri dei sentimenti dolorosi e sconsolati che gettarono Jemima nella tristezza. Si accorse troppo tardi di aver considerato Mr. Farquhar così saldamente suo, per un così lungo tempo che il suo cuore si rifiutava di accettarne la perdita, fino a che la ragione, giorno dopo giorno e ora dopo ora, non giunse alla stessa deprimente, persuasiva, miserabile evidenza. Mr. Farquhar adesso non le parlava più, se non per buona educazione, non si preoccupava più delle sue contraddizioni, non provava mai con paziente perseveranza a convincerla delle sue opinioni, non usava più le consuete astuzie, ricordate con tanta tenerezza ora che non esistevano più, se non nella sua memoria, per farle passare qualche capriccio premeditato, e quei capricci erano frequentissimi ora. Jemima era spesso cupamente indifferente ai sentimenti altrui, non per scortesia, ma perché il suo cuore sembrava essersi intorpidito e indurito ed essere quindi incapace di alcuna compassione. Per tutto questo si rimproverava terribilmente nella calma mortale della notte quando nessuno la vedeva. Per una strana perversità, le uniche notizie che le interessava ascoltare, le uniche immagini che voleva vedere, erano quelle che confermavano l'idea che Mr. Farquhar stesse pensando a Ruth come moglie.
Cercava in tutti i modi, con dolorosa curiosità, di sapere ogni giorno qualcosa che li riguardasse, in parte anche perché la tortura che queste notizie le infliggevano era quasi un sollievo rispetto alla morte che sentiva nel suo cuore nei confronti di qualsiasi altro interesse. E così la primavera tornò da lei, portandole tutti i contrasti che solo la primavera può portare, che si aggiungevano alla tristezza dell'animo. Le piccole creature alate riempivano l'aria con esplosioni di gioia. La vegetazione si fece luminosa e da quel momento in poi si sperava non sarebbe più stata ostacolata da gelate pungenti. I frassini nel giardino dei Breccio si erano ricoperti di foglie a partire dalla metà di maggio. Il bel tempo si beffava di Jemima e il caldo insolito primeva le sue forze fisiche. Si sentiva molto debole e fiacca. Era estremamente sensibile al fatto che nessun altro si accorgesse che stava perdendo le forze. Il padre, la madre e tutti sembravano troppo impegnati con altre cose per preoccuparsi che, come lei credeva, la sua vita stesse scemando. E la stessa si sentiva felice che fosse così, ma la sua debolezza non passava a tutti inosservata. Sua madre spesso chiedeva al marito se non gli sembrasse che Jemima avesse un aspetto da malata. La sua affermazione del contrario non la soddisfaceva, così come avveniva con la maggior parte delle sue affermazioni. Ogni mattina, prima di alzarsi, pensava a come potesse far venire a Jemima voglia di mangiare e ordinava per cena le sue squisitezze preferite. Provava inoltre ad assistere la sua bambina in molti altri modi, ma la brusca irascibilità caratteriale propria della povera ragazza aveva reso la madre timorosa di parlarle apertamente delle sue condizioni di salute. Anche Ruth si era accorta che Jemima non sembrava star bene. Come avesse fatto a diventare sgradita la sua amica di un tempo non lo sapeva, ma era consapevole del fatto che ora Miss Breccio la detestava. Non era però al corrente che questo sentimento stesse crescendo e si stesse rafforzando fino quasi alla ripugnanza, perché raramente vedeva Jemima al di fuori dell'orario scolastico, e comunque solo per 1 o 2 minuti, ma l'aspetto malvagio dell'avversione mostrata dalla sua compagna opprimeva il clima della sua vita. La sua amica un tempo l'aveva amata molto teneramente ed ella ancora l'amava, sebbene avesse imparato ad averne paura, come si ha paura di coloro i cui visi si incupiscono non appena ci vedono, che ci lanciano degli sguardi gelidi di cui noi siamo consapevoli anche se non li vediamo, come per un qualche misterioso influsso. E la causa della loro avversione ci è sconosciuta, sebbene ogni parola e ogni azione sembrino accrescerla. Credo che questo tipo di avversione sia mostrata solo dagli invidiosi e che li renda ancora più miseri perché sono sempre più consapevoli rispetto a chi è oggetto della loro invidia. Ma l'evidenza crescente del sentimento di Jemima talvolta rendeva Ruth molto infelice. Durante quel mese di maggio le venne inoltre in mente un'idea che aveva cercato di reprimere, ovvero che Mr. Farquhar fosse innamorato di lei. Ciò la infastidiva molto. Si rimproverò perché mai avrebbe dovuto pensare che fosse possibile una cosa del genere. Provò a soffocare l'idea, a seppellirla, a ucciderla, privandola di attenzioni perché la sua esistenza le causava immenso dolore e angoscia. Il peggio era che Mr. Farquhar aveva conquistato il cuore di Leonard, che lo cercava in continuazione, o quando non c'era, ne parlava. Per fortuna era in vista un qualche viaggio legato agli affari che lo avrebbe trattenuto sul continente per molte settimane, e in quel periodo sicuramente quella sgradevole simpatia per lui sarebbe svanita, se falsa. Se invece fosse stata autentica, si sarebbe aperta una qualche strada attraverso la quale ella avrebbe potuto interrompere la crescita del suo affetto e perfino farlo restare come un amico di Leonard, quel tesoro di cui era avida e bramosa, avara di ogni brandello di amore e cura benevola. Mr. Farquhar non si sarebbe sentito lusingato se avesse saputo quanto la sua partenza contribuisse alla serenità mentale di Ruth. Il sabato pomeriggio, nel quale si preparava per il suo viaggio, era una bella giornata, il cielo era di quell'intenso azzurro guizzante che sembrava lo si potesse guardare per sempre, senza raggiungere lo spazio nero e infinito che immaginiamo di stendersi oltre. Qua e là,
qualche nuvola sottile, frammentata e vaporosa, fluttuava lentamente nella profondità della volta, ma il vento leggero, che dolcemente le spingeva, non era percepibile tra le foglie degli alberi che neppure tremavano. Ruth lavorava seduta all'ombra delle vecchie mura del giardino. Miss Benson e Sally, l'una in salotto su una sedia di fronte alla finestra a rammendare calze, l'altra duramente al lavoro nella sua cucina. Nel frattempo si parlavano a distanza, perché era stagione per porte e finestre aperte, ma nessuna delle tre portava avanti una conversazione continua. Nelle pause Ruth cantava piano una canzone triste, così come si ricordava che sua madre la cantasse tanto tempo prima. Ogni tanto si fermava a guardare Leonard, che stava lavorando con violenta energia per scavare un piccolo appezzamento di terra, su cui aveva intenzione di trapiantare alcune piante di sedano che gli erano state donate. Il cuore di Ruth si scaldava per il modo zelante e vigoroso con cui conficcava la sua grossa vanga nella profondità della terra marrone, con il viso rubicondo che si infiammava e con i capelli ricci zuppi per lo sforzo. Tuttavia, sospirava, pensando che erano passati i giorni in cui la sua abilità nel fare le cose poteva dargli piacere. Ora la sua gioia stava nel farle da solo. L'anno precedente, non più di 14 mesi prima, Leonard l'aveva osservata fare una collana di margherite per lui, come se non ne avesse mai abbastanza di ammirare la sua bravura. Quest'anno, questa settimana, dopo che aveva dedicato ogni sua ora libera al modesto lavoro di cucito che esercitava per il suo ragazzo, aveva sempre fatto lei ogni indumento che indossava ed era anche quasi gelosa di tale compito. Era andato da lei con un'aria insoddisfatta chiedendole quando avrebbe potuto cominciare ad avere vestiti fatti da un uomo. Dal mercoledì in cui, secondo il desiderio di Mrs. Brecio, aveva accompagnato Mary ed Elizabeth a farsi prendere le misure per i vestiti primaverili dalla nuova sarta di Eccleston, aveva atteso con impazienza il piacere di quel sabato pomeriggio, piacere procurato dal realizzare dei pantaloni estivi per Leonard, ma la soddisfazione del lavoro era stata in parte annullata dalle parole di Leonard. Il fatto che avesse tempo per pensare a queste cose comunque era un segnale che la sua vita fosse serena e tranquilla. Spesso se ne dimenticava completamente, mentre canticchiava piano o mentre ascoltava il tordo gorgheggiare la sua melodia pomeridiana alla sua paziente compagna tra i bassi cespugli di agrifoglio. Il lontano frastuono dei carri lungo le strade affollate, era giorno di mercato, non solo dava luogo a un sottofondo rullante per i suoni più vicini e più gradevoli, ma infondeva un senso di pace, suggerendo il contrasto creato dalla quiete del giardino e dal trambusto non molto lontano. Ma oltre al chiasso e al trambusto fisici, esistono conflitti e agitazioni mentali. Quel pomeriggio, mentre Jemima si stava occupando senza sosta della casa, la madre volle che andasse a fare una commissione da Mrs. Pearson, la nuova sarta, affinché le desse alcune indicazioni sui nuovi abiti delle sue sorelle. Jemima preferì andare piuttosto che avere il problema di opporsi. Avrebbe preferito stare a casa, muovendosi o restando apparentemente tranquilla a seconda del suo incostante desiderio. Mrs. Bradshaw, che, come ho già detto, si era accorta da un po' di tempo che qualcosa non andava bene in sua figlia ed era molto ansiosa di rimetterla a posto, se solo avesse saputo come, aveva organizzato la sua commissione anche per dissipare la malinconia di Jemima. «E, Maimi, cara», le disse la madre, «quando sarete lì, cercatevi un cappello nuovo per voi. Ne ha alcuni davvero graziosi e il vostro vecchio è così malandato». «Oh, per me va bene quello, mamma», disse Jemima duramente, «non voglio un cappello nuovo». «Ma io voglio che voi ne abbiate uno, tesoro mio. Voglio che la mia bambina stia bene e sia bella». Nel tono di Mrs. Brecio c'era una tenerezza intima che toccò il cuore di Jemima. Andò da sua madre e la baciò con più affetto di quanto ne avesse mostrato a qualsiasi altra persona da settimane, e il bacio le fu restituito con calda amorevolezza. «Io credo che voi mi amiate, mamma», disse Jemima. «Noi tutti vi amiamo, cara, se voi voleste anche solo pensarlo, e
E se volete qualcosa o desiderate qualcosa, dovete solo dirmelo. E con un po' di pazienza farò in modo che vostro padre ve la conceda, lo so. Dovete solo essere felice. Siete una brava ragazza. Essere felice. Come se uno potesse esserlo solo con uno sforzo di volontà, pensò Jemima, mentre camminava lungo la strada, troppo assorta in se stessa per notare gli inchini di conoscenti e amici. Ma districandosi istintivamente attraverso la folla e la calca dei carri, dei calessi e della gente del mercato di High Street. Ma la voce e lo sguardo di sua madre con il loro potere consolatorio rimasero nella sua memoria più a lungo dell'inconsistenza di qualsiasi parola detta. Quando ebbe terminato la sua commissione inerente agli abiti, chiese di vedere dei cappelli, per mostrare la sua riconoscenza verso il pensiero gentile di sua madre. Mrs. Pearson era una donna elegante e di bell'aspetto, di 35 o 36 anni. Aveva sulla punta della lingua una vasta gamma di chiacchiere che servivano anticamente ai barbieri per divertire le persone che venivano a farsi radere. Aveva lodato la città fino a quando Jemima non si era stancata dei suoi encomi, nauseata e oppressa dalla loro monotonia, come era stata durante quelle molte settimane. Ecco qui alcuni cappelli, madame, che sono proprio adatti a voi, eleganti e raffinati, nonostante lo stile semplice e adatto alle giovani signorine. Fatemi la cortesia di provare questo di seta bianca. Jemima si guardò allo specchio. Fu obbligata ad ammettere che le stava molto bene, forse anche per il rossore di modesto imbarazzo che le colorì le guance, quando sentì la lode esplicita di Mrs. Pearson ai capelli belli e forti agli occhi da orientale dell'indossatrice. Ho convinto la giovane signora che accompagnava le vostre sorelle l'altro giorno. È l'istitutrice, madame, vero? Sì. Il suo nome è Mrs. Tenbaig, disse Jemima, arrabbiandosi. Grazie, madame. Dunque, ho persuaso Mrs. Tenbaig a provare un cappello e non potete immaginare quanto la rendesse affascinante. E tuttavia, non credo che le stesse bene come sta a voi. Mrs. Tenbaig è molto bella, disse Jemima, togliendosi il cappello, ormai non più molto propensa a provarne altri. Molto, madame. Un tipo particolare di bellezza. Se mi fosse concesso, direi che il suo è uno stile di avvenenza greco, mentre il vostro è orientale. Mi ha ricordato una giovane che una volta conoscevo a Fordham. Mrs. Pearson sospirò, con un sospiro ben percettibile. A Fordham? Disse Jemima, ricordandosi che Ruth una volta aveva parlato di quel posto per averci trascorso un po' di tempo, visto che si trovava nella stessa contea in cui era nata. Ah, Fordham. Ma credo che Mrs. Tenbaig provenga da quella zona. Oh, madame, non può essere la giovane a cui mi riferisco io, ne sono sicura, madame. Considerando la posizione che ha nella vostra casa, difficilmente potrei dire di averla conosciuta, perché l'ho solo vista 2 o 3 volte a casa di mia sorella, ma si faceva notare così tanto per la sua bellezza che mi ricordo il suo viso piuttosto bene, e anche il resto a causa della condotta dissoluta che ebbe in seguito. La condotta dissoluta? Ripeté Jemima, convinta da quelle parole che non ci potesse essere corrispondenza tra Ruth e la giovane a cui si alludeva. Allora non può trattarsi della nostra Mrs. Tenbaig. Oh no, madame. Mi scuso per aver lasciato intendere che volessi suggerire qualcosa del genere. Vi chiedo perdono se l'ho fatto. Tutto ciò che volevo dire, ma forse è una libertà che non avrei dovuto prendermi, considerando chi era Ruth Hilton. Ruth Hilton, disse Jemima, girandosi all'improvviso e mettendosi di fronte a Mrs. Pearson. Sì, madame, questo era il nome della giovane a cui alludevo. Ditemi di lei, che faceva? Chiese Jemima, frenando l'impazienza della sua voce e mostrandosi come meglio poteva, ma tremando, come fosse sul punto di fare una strana scoperta. Oh, non so se dovrei dirvelo, madame. Non è una storia molto adatta alle giovani signorine. Ma questa Ruth Hilton era un'apprendista di mia cognata che aveva degli affari di prima categoria a Fordham, che le portavano una gran quantità di clienti dalle famiglie della contea, e questa giovane creatura era molto abile e sfacciata, e sfortunatamente pensava troppo alla sua bellezza, e in qualche modo abbindolò un giovane gentiluomo che la prese sotto la sua protezione.
Davvero, madame, mi dovete scusare per aver contaminato le vostre orecchie. Andate avanti, disse Jemima senza respiro. Non so molto di più. Sua madre lo seguì nel Galles. Era una donna dal profondo senso religioso e proveniente da una famiglia molto antica e rimase molto scioccata dalla disgrazia del figlio accalappiato da una persona del genere, ma lo indusse al ravvedimento e lo portò a Parigi, dove credo sia morta. Ma non ne sono sicura, perché a causa di divergenze familiari per qualche anno non sono stata in contatto con mia cognata, che era la mia informatrice. Chi è morta? La interruppe Jemima. La madre del giovane o Ruth Hilton? Oh, madame, mia cara, vi prego di non confondere le due. La madre è Mrs. Ne ho scordato il nome, qualcosa come Billington. Lei è la donna che è morta. E che ne è stato dell'altra? Chiese Jemima, incapace di pronunciarne il nome dal momento che il suo cupo sospetto stava prendendo consistenza. La ragazza? Perché, madame, che fine può aver fatto? Non è che io lo sappia con precisione, ma non possono che andare di male in peggio queste povere creature. Dio mi perdoni se sto parlando in modo troppo leggero di queste donne spregevoli che, dopo tutto, sono una disgrazia per il nostro sesso. Dunque non sapete nient'altro su di lei? Chiese Jemima. Avevo sentito che se n'era andata con un altro gentiluomo che aveva conosciuto in Galles, ma di sicuro non vi so dire chi me lo abbia riferito. Ci fu una piccola pausa. Jemima stava ponderando tutto ciò che aveva ascoltato. All'improvviso sentì di avere addosso gli occhi di Mrs. Pearson che la fissavano, non con curiosità, ma con un'intelligenza ridestatasi da poco. Aveva ancora una domanda da farle, ma cercò di farla con indifferenza, con un tono disinteressato, parlando mentre maneggiava il cappello. Quanto tempo è passato da quando tutto questo che mi avete raccontato è successo? Leonard aveva 8 anni. Bah, dunque fatemi pensare, è stato prima che mi sposassi, sono stata sposata per 3 anni e il mio povero caro Pearson è morto da 5, quindi credo di poter affermare che saranno 9 anni quest'estate. Le rose rosse le dovrebbero stare benissimo, forse meglio di questi lì là, disse mentre guardava distrattamente Jemima rigirarsi tra le mani il cappello che i suoi occhi sconcertati non vedevano. Grazie. È molto grazioso, ma non voglio un cappello, mi scuso per avervi fatto perdere tempo. E con un brusco inchino verso la confusa Mrs. Pearson si ritrovò fuori all'aria aperta, lontana, filando con forza istintiva dritta per la sua strada tra la folla. Ma all'improvviso si girò e tornò indietro da Mrs. Pearson con rapidità ancora maggiore rispetto a quando se n'era andata. Ho cambiato idea, disse non appena giunse senza respiro su nella sala di esposizione. Prendo il cappello. Quanto costa? Oh, lasciatemi cambiare i fiori, ci vuole un attimo. Poi mi direte se non preferite le rose, ma con entrambi i fiori sarà un delizioso cappellino, disse Mrs. Pearson tenendolo sollevato sulla sua mano con ammirazione. Oh, non vi preoccupate dei fiori, sì. Cambiamoli con le rose. Rimase in attesa, agitata. A Mrs. Pearson sembrò con impazienza, mentre la modista faceva in fretta la modifica con abilità e diligenza. A proposito, disse Jemima, quando vide che stava dando gli ultimi ritocchi e che quindi non poteva più tardare a raggiungere lo scopo, che era stata la vera causa del suo ritorno. Mio padre, ne sono sicura, non apprezzerebbe il collegamento che voi avete fatto tra il nome di Mrs. Dimebag e una tale storia come quella che mi avete raccontato prima. Oh, madame cara, ho troppo rispetto per tutti voi per pensare di fare una cosa del genere. Di certo, madame, so che di nessuna signora si può insinuare che sia simile a un'altra dalla cattiva reputazione, ma preferirei che non parlaste della somiglianza con nessuno, disse Jemima. Con nessuno, non raccontate a nessuno la storia che avete raccontato a me questa mattina. Certamente, madame, non potrei mai neanche pensare a una cosa del genere. Il mio povero marito avrebbe potuto testimoniare che sono muta come una tomba quando c'è qualcosa da nascondere. Oh mio Dio, disse Jemima, Mrs. Pearson, non c'è nulla da nascondere, semplicemente non dovete parlarne. Di sicuro non lo farò, madame, potete starne certa. Questa volta Jemima non si diresse verso casa,
ma verso la periferia della città dal lato delle colline. Aveva un vago ricordo di aver sentito le sue sorelle chiedere se potevano non uscire e invitare invece Leonard e sua madre per il tè. E come poteva lei affrontare Ruth dopo che nel suo cuore si era radicata la convinzione che Ruth e la creatura peccaminosa di cui aveva appena sentito parlare fossero una sola e unica persona? Era ancora solo metà pomeriggio. Le ore scorrevano piano a Eccleston, città vecchio stile. Nuvole bianche e morbide erano giunte veleggiando lentamente da ovest. La pianura era punteggiata da sottili ombre fluttuanti. Jemima era stordita per il colpo che aveva ricevuto. Il sommozzatore, disceso in un istante nelle orribili profondità del mare, difficilmente può sentire il sangue gelarsi per il terrore tanto quanto lo sentiva Jemima in quel momento. 2 ore prima non avrebbe mai immaginato che sarebbe entrata in contatto con qualcuno che avesse commesso apertamente un peccato. Non aveva mai formalizzato la sua convinzione in parole e frasi, tuttavia era così che tutte le rispettabili circostanze della sua vita, familiari e religiose, l'avrebbero protetta e salvaguardata anche solo dall'imbattersi nel grande trauma di trovarsi faccia a faccia con il vizio. Senza essere farisaica nella stima di se stessa, aveva però un terrore farisaico dei pubblicani e dei peccatori, nonché una codardia tutta infantile, quella codardia che la portava a chiudere gli occhi davanti alle cose che la terrorizzavano, piuttosto che a riconoscerne l'esistenza con coraggiosa fiducia. I discorsi, spesso reiterati, di suo padre non erano stati senza effetto. Questi aveva disegnato una chiara linea divisoria che separava il genere umano in due grossi gruppi, a uno dei quali, per grazia di Dio, egli e i suoi familiari appartenevano, mentre l'altro era composto da coloro che egli aveva il dovere di giudicare e correggere. Un dovere che andava compiuto perché era un dovere, usando tutta la forza della sua moralità per convincerli, tramite letture, ammonizioni ed esortazioni, ma con davvero poco di quella speranza e di quella fede che sono lo spirito che dà la vita. Jemima si era ribellata contro le dure dottrine del padre, ma la loro frequente ripetizione aveva avuto i suoi effetti, portandola a guardare con fremente disgusto a coloro che erano stati traviati, invece che con la pietà cristiana che racchiude saggezza e amorevolezza. E ora vedeva in mezzo ai suoi amici intimi una persona che quasi viveva con lei, che era stata macchiata dal male più ripugnante agli occhi del suo pudore femminile, un male di cui avrebbe volentieri ignorato del tutto l'esistenza. Era riluttante al pensiero di incontrare Ruth di nuovo. Avrebbe voluto poterla sollevare e depositare a distanza in qualche altro posto, in qualsiasi altro posto, dove non l'avrebbe mai più vista. Ne avrebbe più saputo niente di lei, non si sarebbe mai ricordata, cosa che invece avrebbe dovuto fare ogni volta che l'avesse vista, che cose del genere accadono su questa terra assolata, sulla quale la volta azzurra del cielo si curvava dolcemente, mentre Jemima, in quel pomeriggio di giugno, stava seduta in mezzo ai campi di fieno, con le guance rosse e infuocate, ma con le labbra pallide e serrate, e con gli occhi pieni di dolore intenso e rabbioso. Era sabato. E la gente di quella parte del paese in quel giorno lasciava il lavoro un'ora prima. Grazie a questo, Jemima capì che stava arrivando per lei l'ora di tornare a casa. Aveva avuto così tanti conflitti a causa dei ritardi da arrivare a detestare le liti, le discussioni e le spiegazioni, pertanto si sforzava di conformarsi ai tempi e agli orari molto più di quanto lo avesse fatto nei giorni più felici, ma oh, quanto il suo cuore stava diventando pieno di odio per il mondo e quanto la disgustava il pensiero di vedere Ruth. Di chi ci si poteva mai fidare se Ruth, la calma, modesta, sensibile, nobile Ruth, aveva un passato offuscato dal peccato? Mentre camminava faticosamente, le venne in mente Mr. Farquhar. Il fatto che fino a quel momento se ne fosse dimenticata mostrava quanto tremendo era stato lo stordimento. Pensando a lui, ebbe il primo sentimento misericordioso nei confronti di Ruth. Ciò non sarebbe mai successo se nella mente gelosa di Jemima ci fosse stato anche solo il minimo latente sospetto che Ruth avesse di proposito fatto qualcosa, lanciato uno sguardo, pronunciato una parola, modulato la voce per cercare di attrarlo. Quando Jemima ripensò,
a tutti i passaggi del loro rapporto, dovette lentamente ammettere con se stessa quanto pure e semplici erano state le maniere di Ruth nei confronti di Mr. Farquhar. Non si trattava soltanto di assenza di civetteria, ma c'era anche stata da parte di Ruth una pura incoscienza durante il lungo tempo trascorso dopo che Jemima aveva scoperto l'inclinazione di Mr. Farquhar per Ruth, e quando alla lunga si era lentamente destata in lei la percezione della natura dei suoi sentimenti, c'era stata una modesta e vibrante dignità di comportamento, non intimorito, non emotivo e neppure esitante, ma pudico, austero e sereno. Jemima riconobbe istintivamente che tale condotta di Ruth era necessariamente trasparente e sincera. Ora, qui, non c'era ipocrisia, ma in un qualche momento, da qualche parte, da parte di qualcuno, quale ipocrisia, quali menzogne dovevano esserci state del tutto taciute prima che Ruth potesse essere accolta da loro come la dolce, gentile vedova bambina, quale ricordava tutti avessero pensato fosse Mrs. Denbigh quando per la prima volta arrivò tra loro. Potevano esserne a conoscenza, Mr. e Miss Benson? Potevano essere complici dell'inganno? Non essendo sufficientemente esperta del mondo per capire quanto forte fosse stata la tentazione di recitare la parte che avevano recitato, se avessero desiderato offrire a Ruth una possibilità, Jemima non riusciva a crederli colpevoli di un tale inganno, come avrebbe implicato la conoscenza da parte loro della precedente condotta di Mrs. Denbigh, e neppure riusciva a credere come quest'ultima si fosse cupamente trasformata in un'ipocrita traditrice, con un oscuro segreto rinchiuso per anni nell'animo, vivendo per anni nella fiducia evidente e nella familiarità domestica dei Benson, senza mai parlare del rimorso che avrebbe dovuto corroderle il cuore. Chi era leale? Chi non lo era? Nella testa di Jemima le fondamenta delle sue convinzioni venivano scosse. Poteva essere falso? Potevano esserci due Ruth Hilton? Andava contro ogni briciola di evidenza. Non era possibile. Sapeva che il nome da nubile di Mrs. Denbigh era Hilton. L'aveva casualmente ma chiaramente sentita dire di aver vissuto a Fordham. Sapeva che era stata in Galles poco tempo prima di fare la sua comparsa a Eccleston. Non c'erano dubbi sull'identità. Nel mezzo del dolore e dell'orrore di Jemima, per la scoperta pomeridiana, giunse un senso di potere che la conoscenza di quel segreto le dava nei confronti di Ruth. Ma ciò non era un sollievo, bensì un aggravante del rimpianto con cui Jemima guardava indietro al suo stato di ignoranza. Non c'è da stupirsi che quando arrivò a casa si sentì così oppressa dal mal di testa che dovette andarsene direttamente a letto. «Dolce madre, dolce cara, cara madre!» perché si aggrappò alla nota e comprovata bontà di sua madre ora più che mai, è tutto quello che voglio. Fu lasciata nella quiete della sua stanza buia, con le tende che svolazzavano pigramente su e giù a causa della lieve brezza serale, lasciando entrare il suono frusciante dei rami che ondeggiavano vicino alla sua finestra, il trillante gorgheggiare dei tordi e il brusio lontano della città indaffarata. La sua invidia se n'era andata. Non sapeva come o dove. Avrebbe potuto evitare e schivare Ruth, ma ora pensava che non avrebbe mai più potuto essere invidiosa di lei. Nella sua orgogliosa innocenza quasi si vergognò per aver provato un sentimento del genere. Poteva forse Mr. Farquhar esitare tra ella e una che... Ah no, non poteva nominare ciò che Ruth era stata neppure nei suoi pensieri. Tuttavia, lui potrebbe non sapere mai, vista la bellezza dell'apparenza da lei mostrata. Oh, magari si potesse sapere, grazie a un raggio della santa luce divina, cosa era apparenza e cosa era verità su questa terra traditrice e falsa. Poteva essere, era solita ritenere possibili cose del genere prima che il dolore l'avesse inasprita, che Ruth avesse compiuto la sua strada attraverso il profondo purgatorio del pentimento, fino ad arrivare nuovamente a qualcosa che assomigliasse alla purezza. Solo Dio lo sa. Se la sua attuale bontà fosse autentica, se dopo aver lottato per tornare sulla cima l'amica fosse stata rigettata giù nelle orribili profondità a causa della sua lingua spietata e incontrollata, sarebbe stato troppo crudele. Eppure, se da qualche parte c'era questo atroce dubbio e c'era un inganno,
Se Ruth... No, Jemima con nobile candore ammise che era impossibile. Chiunque fosse stata Ruth in passato, ora era virtuosa e rispettabile in quanto tale. Non ne conseguiva che Jemima avrebbe dovuto mantenere il segreto per sempre. Dubitava delle sue capacità di fare una cosa del genere. Se Mr. Farquhar fosse ritornato a casa e avesse perseverato nella sua ammirazione per Mrs. Denbigh, e se Mrs. Denbigh gli avesse offerto un qualsiasi, anche il minimo, incoraggiamento. Ma quest'ultimo pensiero, per quel che sapeva del carattere di Ruth, era impossibile. Certo, cosa era impossibile dopo la scoperta di quel pomeriggio? Ad ogni modo, sarebbe stata a guardare e ad aspettare. Qualunque cosa fosse accaduta, Ruth era in suo potere. E strano a dirsi, quest'ultima certezza fece nascere in Jemima un sentimento di protezione per Ruth, quasi di compassione. Il suo disgusto per il peccato non era diminuito, ma più pensava alle battaglie che la peccatrice doveva aver affrontato per districarsi, più sentiva quanto crudele sarebbe stato annullare tutto rivelando chi era stata. Ma per amore delle sue sorelle aveva un dovere da compiere, doveva controllare Ruth. Controllarla non avrebbe aiutato il suo amore, ma era troppo presa dal dovere per riconoscere la forza del suo amore, mentre il dovere sembrava l'unica cosa stabile a cui aggrapparsi. Per il momento non si sarebbe immischiata, né avrebbe rovinato il corso della vita di Ruth.